Questo è uno di quei video per i quali mi viene difficile scrivere addirittura un'introduzione, perché il titolo, la durata e l'argomento credo parlino da sé. Chi mi ha seguito negli ultimi anni sa che la lore è ciò che più mi interessa del mondo Pokémon e sa anche che sono sempre alla ricerca di nuove questioni da definire, nuovi misteri da risolvere e vecchie civiltà dalle quali trarre ipotesi su ciò che questo mondo un tempo doveva essere. Quello che oggi vedete doveva essere una teoria definitiva che abbracciasse le grandi questioni di questo universo. Ma come ogni tentativo di spiegare qualcosa di così immenso, nel corso della scrittura di questo video mi sono accorto che è necessario trovare un filo conduttore. Ho scelto, per me, il filo conduttore della storia. In precedenza, sul canale di Morte Bianca, avevo già proposto una storiografia del mondo Pokémon, la prima mai fatta su YouTube Italia. Ma a distanza di ormai un anno dalla sua scrittura, credo sia necessario aggiornarla e soprattutto renderla più corretta. Quest'oggi inizierà il nostro percorso di ricostruzione della storia Pokémon, che non potrà essere esente da speculazioni e teorizzazioni, soprattutto su quegli argomenti di cui ancora noi conosciamo poco. Perché la storia, signori miei, è proprio questo. È un lavoro che non può mai dirsi concluso, perché inconclusa è la nostra capacità di scoprire nuove connessioni nelle cose. E altrettanto inconclusi sono i nuovi elementi che si scoprono o che giungono sotto la nostra lente di ingrandimento, che scardineranno o accerteranno ipotesi. E allora oggi è solo l'inizio. Un inizio che fatalmente andrà a contraddire delle affermazioni mie e di miei colleghi. Mettetevi comodi perché non ho più intenzione di trattenermi. Questa che stiamo per ricostruire è l'antestoria. Antestoria perché, sotto un profilo meramente teorico, quella che stiamo per andare a raccontare non è storia. Il racconto storico, infatti, presuppone l'esistenza di un tempo lineare all'interno del quale collocare i nostri eventi, ma prima della nascita di Dialga questo non è dato. E non era dato in quanto a non darsi era l'universo. Ma procediamo con ordine. Per ricostruire l'antestoria del mondo Pokémon non possiamo fare a meno di rivolgerci alla storia originale, un mito contenuto all'interno della biblioteca di Canalì e che narra la creazione dell'universo. Secondo il mito, in principio vi era il caos, un tumulto agitato di caos. Tale caos è stato più volte chiamato da noi vortice di caos. All'interno di questo vortice comparve un uovo che, cadendo dal vortice stesso, si schiuse, dando vita alla creatura originaria. Ciò significa che ella non fu la prima cosa ad apparire nel mondo. Prima di lei era il caos. Ora è però giunto il momento di porre due momenti diversi all'interno della creazione della creatura originaria che mai avevamo individuato. In un primo momento vi è la generazione dell'uovo avvenuta all'interno del vortice quando tutto divenne una cosa sola, mentre in un secondo momento che si colloca la schiusura di questo uovo che avviene fuori dal vortice. Il Pokédex di Arceus ci suggerisce che tale uovo si sia schiuso nel nulla, il che avrebbe senso se e solo se l'uovo non si fosse schiuso nel vortice, dato che il caos non è il nulla, ma al di fuori di esso, in un nulla che si sarebbe generato contemporaneamente all'espulsione dell'uovo, in quanto in precedenza l'unica cosa esistente era proprio il vortice. In passato questo luogo nel quale l'uovo di Arceus atterra metaforicamente lo abbiamo nominato piano dell'ordine. Oggi potremmo riferirci ad esso molto semplicemente con il termine di nulla. Un nulla che in seguito avrebbe ospitato il nostro universo. E tuttavia ci mancano ancora una miriade di tasselli. Che cosa ha fatto sì che si generasse la creatura originaria? E soprattutto, che cos'è quel tutto che divenne una cosa sola che sembra essere alla base della nascita della creatura? Secondo uno studente di filosofia che incontreremo nei giochi all'interno della cava Mineropoli e successivamente alla biblioteca di Canalipoli, all'origine dell'universo lo spirito in sé conteneva indistintamente lo spazio ed il tempo. Poco più avanti nel suo racconto il giovane fa riferimento alla creatura originaria come allo spirito originario. Possiamo allora dedurre che ciò che il mito originale identifica come tempo e che si ritrova riunito nella creatura originaria in realtà non sia composto da altro che tempo e spazio riuniti nello spirito. Un tempo ed uno spazio che prima di essere assoggettati dallo spirito originario erano sciolti nel vortice, tumultuosi, agitati, disordinati. Il loro divenire un'unica cosa, allora, il loro essere coerenti l'uno con l'altro, deve aver dato vita alla prima creatura ordinata del mondo Pokémon, che in questo senso subisce una sorta di prima evoluzione della sua storia, dal caos del vortice all'ordine della creatura originaria. Ma chi o che cosa abbia creato questa creatura è tuttora un'incognita. Ricordo che l'uovo non si è generato dal nulla, ma all'interno del vortice, e che nel nulla si è solo schiuso dopo essere stato espulso dal caos. L'immagine ricorda con una forza
forte valenza simbolica, quasi un parto del vortice, che dopo aver generato l'uovo nel proprio grembo lo avrebbe espulso dalla sua estremità inferiore. La questione allora è se il vortice sia un semplice luogo oppure se dobbiamo interpretarlo come un essere vivente. Non ci resta che teorizzare, ma negli ultimi mesi abbiamo inanellato una serie di prove molto convincenti che sostengono che tale vortice non sia altri che Eternatus, o meglio, la sua forma pregna di energia Dynamax, ossia Eternamax. Prima prova, la collocazione geografica di questo Pokémon. Eternamax non proviene dallo spazio, come il Pokédex sembra suggerire, né tantomeno da un ultravarco. E dico questo perché abbiamo la prova evidente della sua provenienza. Eternamax proviene da una sorta di altra dimensione, oscura e caotica, posizionata al di sopra della nostra volta celeste. Ciò ha senso rispetto al movimento che l'uovo della creatura originaria compie all'inizio dell'universo. Un ultravarco, per intenderci, si può aprire certamente in cielo, ma anche tranquillamente sulla terraferma. La seconda prova è costituita dalle capacità di Eternamax. Quest'essere, infatti, grazie alla propria energia Dynamax, è in grado di distorcere lo spazio-tempo svincolando l'uno dall'altro. Tanto che nell'unico conflitto con Eternamax al quale assistiamo in Pokémon Spada e Pokémon Scudo, attorno al campo di battaglia appaiono squarci di luoghi di Galar distanti senza che ciò abbia la minima coerenza spaziale. Se allora lo spirito originario riunisce in sé spazio e tempo rendendoli coerenti, Eternamax al contrario li sfilaccia e li svincola proprio come doveva essere all'origine del vortice. Non solo, Eternamax nel fare questo mostra di ledere alla creazione dello spazio e del tempo. Sto parlando della materia. Eternamax e in generale ogni Pokémon Dynamax, una volta irradiato da questa energia, diviene immateriale. Il Pokémon è letteralmente privo di peso e le mosse che prendono in esame questo dato per fare danno non hanno alcun tipo di effetto, con tanto di stringhe di testo personalizzate. Insomma, la presenza di Eternamax e della sua energia scardina in ogni aspetto lo spazio ed il tempo ordinati provenienti dalla creatura originaria. E non è finita qui. Il semplice nome Eternatus richiama alla sua perenne esistenza e dunque alla sua eternità. Esattamente l'opposto di ciò che il nome Arceus ci dice. Perché Arceus nasce da un uovo, ha un principio, ha un arché. Al contrario, il vortice deve essere la condizione preesistente alle origini e dunque un qualcosa di eterno. Infine, la stessa forma di Eternamax, serpentina e vorticosa, ci porta ad un'affermazione forte sul piano argomentativo. Sulla base delle prove qui riportate, ipotizziamo che il vortice di caos, cioè ciò che preesisteva alla creatura originaria, non sia nient'altri che Eternamax, e che quest'ultimo sia anche il padre della creatura originaria. Eternamax, a conti fatti, è il padre primordiale, nonché la vera e propria origine del tutto. È difficile immaginare se il parto di Eternamax sia stato voluto o meno, ma è molto probabile che la nascita della creatura originaria non fosse nei suoi piani, ma quasi ineluttabile. Una sorta di fatale evoluzione scritta nei codici dell'universo dello stato delle cose. A breve, questa affermazione così fosca assumerà tinte molto più chiare. Nell'analizzare ed espandere il mito delle origini siamo arrivati solamente alla terza riga, ma direi che per la mole delle cose che abbiamo detto occorre già un riassunto. In principio allora vi era Eternamax, un essere eterno ed infinito all'interno del quale lo spazio ed il tempo erano sciolti tra di loro. Questa entità generò un uovo al proprio interno, dentro il quale lo spazio e il tempo contrariamente si unirono. Tale uovo venne espulso dalla totalità del vortice e si schiuse in un nulla verosimilmente generatosi in quell'esatto momento, dando così vita alla creatura originaria. È immediatamente in questo lasso di tempo, tra la nascita dello spirito originario e la creazione dell'universo, che deve collocarsi la famigerata battaglia contro i giganti che la creatura originaria, secondo le lastre, sostenne. Anche in questo caso è impossibile non notare con quanta coerenza Eternamax si inserisca in questo discorso. La sua categoria di Pokémon gigante parla forse più della sua imponenza e della sua energia Dynamax, che è in grado di rendere gigante qualsiasi essere. Ma a consolidare questa tesi vi è anche una forte coerenza cronologica, anche se parlare di cronologia senza che esista un vero e proprio tempo lineare è metodologicamente scorretto. Ciò non di meno è anche l'unico modo che noi esseri umani in quanto tali abbiamo per comprendere un qualcosa che sfugge di necessità alle logiche temporali. Le lastre narrano di come il loro potere provenga da questi giganti sconfitti, ma allo stesso tempo
fanno riferimento alla propria creazione come a un qualcosa avvenuto agli albori dell'universo, quando i frammenti di quest'ultimo le generarono. Tale conflitto tra i giganti e la creatura originaria si deve allora collocare tra la nascita di quest'ultima e la creazione dell'universo, che nel mito della creazione è attestata subito dopo la schiusura dell'uovo. Ma se all'interno di questo lasso di tempo appena descritto le uniche creature esistenti sono la creatura originaria e Eternamax, allora il conflitto deve avere necessariamente coinvolto i due. In questo modo tradurremmo il conflitto tra la creatura originaria e i giganti come un conflitto tra la creatura originaria e Eternamax. Ciò però genera una profonda contraddizione che credo sia il caso di risolvere. Il potere che le lastre contengono è indiscutibilmente quello dei 17 tipi Pokémon, escluso il tipo normale di Arceus. Ma se è vero che ogni lastra contiene il potere sprigionato dai giganti, allora ciò vorrebbe dire attribuire ad Eternamax il potere su 17 tipi Pokémon, pur possedendone solamente due. E certo, un qualcosa del genere si potrebbe anche spiegare ed accettare, ma dubito sarebbe convincente. Soprattutto perché in ogni trascrizione del mito i giganti sono al plurale. Che senso avrebbe se in realtà ve ne fosse solo uno? E allora, pur non avendo in alcun modo riscontrato l'esistenza di altre creature oltre alle due già citate, occorre postularle. Saidonia di Pokémon Millennium ha proposto una soluzione interessante, secondo la quale tre di questi giganti già li conosciamo da un certo punto di vista, e non sarebbero altro che versioni maniformi simili ad Eternamax di Zygarde, Necrozma e Kyurem, che condividono con Eternamax il tipo drago e che possiederebbero inoltre il potere sulla terra, sullo psico e sul ghiaccio. Come Eternamax, una volta sconfitti, essi sarebbero franati sulla terra, smembrando i loro corpi e assumendo delle forme molto più deboli delle originarie. Benché questa ipotesi sia, come ho già detto, molto intrigante, penso anche che presenti delle problematiche importanti. Se Zygarde durante l'antestoria fosse stato un nemico della creatura originaria, non si spiegherebbe come ad oggi egli rappresenti il difensore dell'ecosistema della creazione di quest'ultima. E la provenienza di Necrozma, come già detto implicitamente in un altro momento del video, è palesemente diversa rispetto a quella di Eternatus. Con il primo, che proviene dagli Ultravarchi, che non sono necessariamente collocati al di sopra del nostro universo, e il secondo, che invece ha la sua origine in una dimensione ancora sconosciuta, ma che di certo dall'aspetto appare in tutto e per tutto diversa da un ultravarco. Inoltre questa ipotesi non solo svilisce Eternamax, non riservandogli a mio avviso la giusta importanza, ma collocherebbe anche la caduta di tutti i giganti, e dunque la battaglia che essi sostennero con Arceus, a 20.000 anni fa, data nella quale da un indefinito luogo al di sopra della Volta Celeste Eternatus franò a Galar. Per rispetto della cronologia non indagherò oltre su questo aspetto. Resta il fatto che una tale visione, per quanto interessante, non può essere adottata dal nostro sistema, anche solo per il semplice fatto che noi abbiamo identificato Eternamax con il vortice. Non possiamo insomma immaginare che Eternamax sia un gigante come gli altri. Possiamo invece immaginare, senza correre troppo, che la creatura originaria non sia stata l'unico figlio del vortice di Chaos, ma che Eternamax abbia generato altre uova, dando la luce ad altri giganti di diversi tipi che si sarebbero opposti alla creatura originaria durante la battaglia di quest'ultima contro il padre. Questa è sicuramente un'ipotesi meno d'impatto rispetto a quella di Saidonia, ma credo anche che sia meno problematica e soprattutto più coerente con il nostro sistema, che in questo momento credo sia molto solido. Come già detto, dubito che si possa identificare in Zygarde, Necrozma e Kyurem i figli di Eternamax, per i problemi legati al loro carattere e alla loro provenienza già evidenziati poco fa. Una volta sconfitti Eternamax e i suoi restanti figli, la creatura originaria allora avrebbe ottenuto il potere sui tipi Pokémon e sulla base di questi avrebbe caratterizzato l'universo che andava creando. In primis, la creatura originaria genera due esseri e con la loro creazione tempo e spazio iniziano a scorrere e ad espandersi. Successivamente il mito narra della nascita di tre forme di vita. Dai due esseri di tempo e spazio si formò la materia, mentre dalle tre forme di vita ebbe origine lo spirito. Ovviamente il mito fa riferimento a Palkia di Alga per quanto riguarda gli esseri dello spazio e del tempo, e ad Uxie, Mesprit e Azelf per quanto riguarda le forme di vita che diedero origine allo spirito. Cominciamo ad analizzare i primi due. Secondo ciò che viene riportato da una delle lastre, di Alga e Palkia, e conseguentemente
conseguentemente il tempo e lo spazio, vennero liberati dalla creatura originaria. Ciò ha profondamente senso dal momento che sappiamo che il tempo e lo spazio in principio erano riuniti in quest'ultima. E dunque ne traiamo la conclusione che lo spirito originario, una volta a disposizione gli elementi per generare l'universo, espanda a quest'ultimo lo spazio ed il tempo. D'altronde, durante l'evento delle rovine Singio, assistiamo alla chiusura di un uovo che contiene uno di questi leggendari, dimostrando in tal modo che la liberazione da parte della creatura originaria di Dialga e Palkia è in principio una liberazione fisica. Una liberazione fisica che però ci permette di fare un'osservazione fondamentale che chiarisca un aspetto in particolare della creazione. Ciò che la creatura originaria compie alle rovine Singio, e dunque ciò che verosimilmente compie all'origine dell'universo, è paragonabile a ciò che Eternamax fece dando origine alla creatura originaria stessa. Perché esattamente come ciò che accadde al Vortice, anche Arceus ha generato un figlio ribelle. Così come il Vortice partorì la creatura che si scagliò contro il proprio padre, allo stesso modo la creatura originaria partorì Giratina. Un essere che con il Vortice di Caos condivide numerosissimi aspetti. Non solo egli è in conflitto con la creatura originaria, ma è in conflitto in primis con la natura intima di quest'ultima, ossia con l'unione di spazio e tempo. Giratina, in quanto Pokémon dell'antimateria, assume su di sé il ruolo dell'antispazio e dell'antitempo, tanto che all'interno della sua dimensione, il mondo distorto, questi ultimi sono sfilacciati e svincolati esattamente come lo è il tempo e lo spazio presente a Knuckleburg durante l'avvento di Eternamax. E le analogie non si fermano qui. Esattamente come Eternatus, anche Giratina cambia e modifica il proprio aspetto a seconda che egli entri o meno in una dimensione all'interno della quale spazio e tempo sono svincolati. Ed entrambe le dimensioni, quella di Eternamax e quella di Giratina, ricordano, casualmente, proprio la forma di un vortice. Così come Giratina, giungendo nell'universo, non può far altro che mutare la propria fisionomia, come vedremo, anche Eternamax è costretto in un certo modo a modificare la propria costituzione per accedervi. Ma questo sarà un argomento che tratteremo più in là. Quello che è interessante notare è che la creatura originaria, fatalmente, non può che dare origine al proprio opposto, non può che ridare vigore al caos, non può che reincarnare il vortice, esattamente come il vortice non ha potuto non dare vita all'ordine. In un processo che sembra fatalmente condotto al dualismo tra la dissoluzione e la costruzione di quest'ultimo. E ciò nonostante, la creazione rimane ad immagine e somiglianza della creatura originaria. È il momento di parlare di Uxie, Mesprit e Azelf. Esattamente come è accaduto con Dialga, Palkia e Giratina, anch'essi vengono generati da un uovo. E per essere più precisi, secondo il Pokédex di Pokémon Perla, i tre Pokémon nascono dallo stesso uovo. Ciò ci suggerisce che anche Dialga, Palkia e Giratina siano gemelli in questo senso. Ora, abbiamo detto che da tempo e spazio, e dunque da Dialga e Palkia, ebbe origine la materia, mentre da Uxie, Mesprit e Azelf nacque lo spirito. Riguardo alla materia, abbiamo già detto qualcosa a proposito delle capacità di Eternamax di scioglierla. Lo spazio, del resto, è fondamentale affinché al proprio interno vi sia della materia, mentre il tempo contribuisce a dare a quest'ultima una coerenza spaziale, per cui io possa percorrere un determinato tragitto per arrivare a della materia in un tempo che sia prestabilito e coerente. Ed è proprio questo concetto della coerenza spaziale che nell'ultima battaglia con Eternamax in Pokémon Spada e Pokémon Scudo vediamo violato. Come già detto, il cielo di Galar si riempie di squarci che mostrano luoghi distanti da Knuckleburg. Più problematica, se vogliamo, è la nascita dello spirito, però. Già, perché tecnicamente egli non nasce, perché è già presente nello spirito originario. Semplicemente, come è accaduto per tempo e spazio, lo spirito viene diffuso dalla creatura originaria a tutto il creato. Secondo le descrizioni di Pokémon Platino, al volo di Azelf, Uxie e Mesprit, gli uomini impararono la determinazione nelle azioni, impararono a risolvere i problemi e conobbero le gioie e i dolori. Così nacquero volontà, conoscenza ed emozioni che sappiamo essere alla base dello spirito, anche di quello originario. Facendo convergere le descrizioni dei tre Pokémon appena viste con il mito originario, sembrerebbe che quest'ultimo intenda la nascita dello spirito come nascita dello spirito nelle creature della creatura originaria, e non tanto dello spirito in sé che quest'ultima possiede.
possiede. Quando la creatura originaria si libera dello spazio e del tempo, è verosimile che svolga lo stesso processo con lo spirito, elargendolo e rendendolo disponibile all'intero universo. E a questo punto si spiega quello che ho detto poco fa. Facendo questo procedimento, la creatura originaria non sta facendo altro che creare l'universo a propria immagine e somiglianza. Noi infatti sappiamo che Uxie, Mesprit e Azelf esercitano su tempo e spazio una certa forma di controllo. Le lastre suggeriscono che in questo senso i tre Pokémon congiungano il tempo e lo spazio. E noi sappiamo che la rosso catena estratta dai cristalli sulle fronti di Uxie, Mesprit e Azelf è in grado di far sì che il suo proprietario si impossessi del potere di Dialga e Palkia. Ma se ricordate, quando abbiamo analizzato il racconto dello studente di filosofia a Canalipoli, abbiamo trovato una situazione pressoché analoga. Con le parole dello studente di Canalipoli, nella creatura originaria, ossia nello spirito originario, tempo e spazio si trovano vincolati, uniti indissolubilmente sotto la giurisdizione dello spirito. E allora, se la creatura originaria libera spazio, tempo e spirito, è anche vero che nel fare ciò ella forgia l'universo a propria immagine e somiglianza. Bene, è giunto il momento di ricapitolare nuovamente in breve ciò che finora abbiamo detto. In principio vi era Eternamax. Da quest'ultimo nacque la creatura originaria e presumibilmente un certo numero di altri esseri giganti associati ai 17 tipi restanti. Dopo averli sconfitti ed aver ottenuto i loro poteri, la creatura originaria forgia l'universo liberando da sé il tempo, lo spazio, la volontà, le emozioni e la conoscenza. Dai primi due, incarnati da Dialga e Palkia, si formò la materia, mentre da Uxie, Mesprit e Azelf si diffuse lo spirito. Contemporaneamente, però, alla nascita di Dialga e Palkia ebbe i natali Giratina, in virtù di un processo che ricorda quello che avvenne dal vortice alla creatura originaria. Giratina possedeva poteri opposti rispetto a quelli della creatura originaria, e perciò venne rinchiuso in una dimensione opposta all'universo, all'interno della quale, come nel vortice di caos originario, tempo e spazio permangono dissociati. Giunti a questo punto, è il momento di parlare di altri due elementi che si inseriscono in un certo modo nella creazione. I primi a finire sotto la lente di ingrandimento sono gli Unknown. Sappiamo di un loro legame stretto apparentemente con la creatura originaria, un legame che si esplicita ancora una volta all'interno delle rovine Singio, dove Arceus evoca gli Unknown al fine di creare nuovamente uno tra Dialga, Palkia e Giratina. Sembrerebbe dunque che gli Unknown servano alla creatura originaria per creare ex nihilo qualcosa di nuovo, e che dunque agli albori dell'universo abbiano in un qualche modo fatto parte della creatura originaria. Ciò nonostante, allo stesso tempo, essi si sono diffusi nell'universo, vivendo peraltro a stretto contatto con quegli esseri che la creatura originaria ha impregnato dello spirito. Ma che cosa sono nel concreto gli Unknown? In primis, essi sono lettere che esprimono un linguaggio. Secondo svariate descrizioni del Pokédex, non si è certi se essi siano posteriori o anteriori allo sviluppo della scrittura umana, ma è evidente che siano precedenti a quest'ultima, dal momento che si tratta di creature mistiche non appartenenti al nostro mondo e in una certa misura vicine alle ultra creature, come sostenuto dagli ormai celebri Mystery Files, dei documenti ufficiali di The Pokémon Company che cercano di fare chiarezza su alcuni misteri della lore di Pokémon. Ma soprattutto parliamo di creature legate al dio dei Pokémon. Se siamo d'accordo sul fatto che il linguaggio esprime dei pensieri, allora la creatura originale, con gli Unknown, avrebbe liberato la propria dottrina spirituale, il principio sulla base del quale egli ha agito. Un principio che, in un futuro remoto, sarebbe giunto a noi sulle rovine di antiche civiltà. E non è un caso che sia proprio il linguaggio ciò che serve alla creatura originale per far scaturire il miracolo della creazione. Nella Bibbia, Dio non crea semplicemente pensando. Dio disse luce e luce fu. Dio pronuncia verbalmente ciò che vuole creare. Gli Unknown servono allora a questo, a pronunciare il volere della creatura originaria e a metterlo in atto. E allora, insieme al tempo, allo spazio e allo spirito, la creatura originaria estende al proprio universo il dono della lingua, e dunque della parola e della comunicazione. Insomma, fa sì che l'universo sia adatto ad accogliere il suo principio. Infine c'è un ultimo aspetto della creazione che avremo occasione di approfondire più avanti, ma che urge citare adesso, perché ne è forse il fondamento più scontato e al tempo stesso più intimo. Quando abbiamo analizzato la nascita di Uxie, Mesprit e Azelf, in realtà abbiamo saltato un passaggio fondamentale, e lo abbiamo fatto perché è talmente ovvio che non ha nemmeno attirato la nostra attenzione. Uxie, Mesprit e Azelf, infatti, sono forme di vita. La creatura originaria genera il proprio universo come vita
vivo, e non è una cosa da poco. Sia perché la vita ha origine ancor prima di essa, in Eternamax, ma soprattutto perché ci consente di porre alle origini dell'universo un qualcosa che più avanti nella storia di Pokémon farà la sua entrata in maniera prorompente. La vita, o meglio ancora, la bioenergia, e dunque la mega evoluzione. Di esse, però, quest'oggi noi non diremo nulla. Abbiamo descritto finora tutto ciò che precede la nascita e lo sviluppo dell'universo. Prima di concludere, però, ci resta un'ultimissima linea da analizzare all'interno del nostro mito delle origini. Terminata la creazione, la creatura originaria cade in un sonno profondo. Essa, apparentemente, si ritira nello spazio origine. Eppure, forse, il sonno profondo potrebbe indicare altro. Perché nell'epoca attuale, nella regione di Alola, Viceo tenta di creare un essere che emuli la creatura originaria, la cui immensa forza è controllata e limitata da una maschera il cui aspetto richiama in tutto e per tutto l'anello che cinge Arceus. E tuttavia vi è un terzo oggetto che richiama quella forma, la rosso catena sviluppata da Cyrus. Quest'ultima, in una delle sue rappresentazioni, è letteralmente una versione rossastra dell'anello di Arceus. Ma certo, se abbiamo detto che lo spirito originario controlla spazio e tempo esattamente come la rosso catena controlla Dialga e Palkia, allora è a quell'anello che racchiude la creatura originaria che si deve la sua capacità di controllo sullo spazio e sul tempo. E che lo spirito originario controlli lo spazio ed il tempo significa che ciò è nella sua volontà. E che dunque è solo e soltanto merito di questa se quell'anello non si spezza. Ma se solo questa volontà mutasse, se solo la creatura originaria perdesse il controllo, se solo il suo spirito originario dovesse essere contaminato, allora ella potrebbe svincolare lo spazio ed il tempo e rendere il tutto caotico esattamente come il proprio padre primordiale. Perdere il controllo significa impazzire, e impazzire vuol dire non riconoscere più la propria volontà. Di fatto la creatura originaria potrebbe mutare se e solo se il suo spirito dovesse mutare. Ma d'altronde, se l'anello è sottoposto alla volontà della creatura, ella se ne può liberare quando vuole. Ad esempio potrebbe liberarsene per affrontare Eternamax e i suoi figli ad armi pari. Del resto, quale pretesa di vittoria potrebbe avere Arceus con poco più della metà delle statistiche base di Eternamax se in questa forma attuale non stesse contenendo un potere grandioso? Non so se lo avete notato, ma fino a questo punto ho cercato sempre di evitare il nome Arceus prima di citarne l'anello, facendo riferimento per tutta la durata del video solo alla creatura originaria. Questo perché, forse, i due non sono la stessa cosa. Così come Eternamax diventa Eternatus quando non distorce lo spazio ed il tempo, allo stesso modo la creatura originaria, quando non distorce lo spazio ed il tempo, diventa Arceus. I due nomi hanno addirittura la stessa desinenza. E allora il sonno profondo di Arceus potrebbe essere, in primis, il sonno della sua potenza. Una potenza originaria che il Pokémon non libererebbe mai, perché è la propria volontà, perché è lo spirito originario a non volerlo. E a questo punto direi che sulla base di tutte le osservazioni fatte, possiamo ribattezzare la creatura originaria con il nome di Arceamax. Ciò che Arceus sarebbe se il suo spirito non volesse più controllare lo spazio ed il tempo. Un essere capace di sconfiggere da solo Eternamax e i suoi figli, ma che allo stesso tempo, se perdesse il controllo di sé, potrebbe eseguire le stesse azioni del padre, forse in maniera ancora più cruenta. E noi sappiamo che un modo per far perdere il controllo ad alcuni Pokémon esiste, ed ironicamente è legato proprio ad Eternamax. Curiosamente sembrerebbe che tutti i leggendari siano affetti dall'energia Dynamax. Tutti eccetto Zacian e Zamazenta, le uniche creature che insieme possono tenere testa ad Eternamax. Creature che, altrettanto curiosamente, sono le uniche ad avere lo stesso numero di statistiche base di Arceus. E che però, sotto gli impulsi dell'energia Dynamax, perdono il controllo, impazziscono, si rivoltano contro chi precedentemente aveva difeso l'ordine. E allora, se qualcuno dovesse tentare di irradiare Arceus di energia Dynamax, quest'ultimo potrebbe perdere il controllo sullo spirito originario. Potrebbe spezzare il proprio anello e dare sfogo a tutto il disordine di cui è intimamente capace. Perché in fondo Arceus resta il figlio di Eternamax e il padre di Giratina. E l'universo, proprio perché in esso anche Giratina, anche il caos, occupa un ruolo e a sua immagine e somiglianza. E forse un giorno ci troveremo ad affrontare non Arceus,
ma la creatura originaria. Ma questa non è una storia che racconteremo oggi. Siamo giunti, con questa battuta finale, alla fine dell'antestoria. Alla fine della storia, prima che potesse essere definita storia. Da qui in poi, l'universo Pokémon si espanderà e si formerà, fino all'avvento delle prime società umane, che lo modificheranno e in alcuni casi ne attenteranno la sopravvivenza. Ricapitoliamo, per concludere, tutto quello che finora abbiamo detto. In principio, vi era il vortice di Caos, ossia Eternamax. Da esso e in esso venne generato almeno un uovo, che venne espuso dalla sua estremità inferiore, giungendo in ciò che vi era di diverso rispetto alla totalità del vortice, ossia nel nulla, l'uovo si schiude e dà vita alla creatura originaria. Una creatura che da oggi potremo chiamare Archeamax, e all'interno della quale albergò lo spirito originario. Quest'ultimo è in grado di racchiudere in sé il tempo e lo spazio, dando così forma alla prima creatura ordinata. Archeamax a questo punto si scontra con i giganti, di cui fanno parte Eternamax e probabilmente un certo numero di suoi figli ancora sconosciuti. Lo scontro si tiene per il dominio sul potere che è insito attualmente nelle lastre, e Archeamax ha la meglio. Fatto ciò, la creatura originaria dà forma all'universo e lo crea a propria immagine e somiglianza. Il tempo e lo spazio vengono liberati insieme alla conoscenza, alle emozioni e alla volontà, formando da un lato la materia e dall'altro diffondendo lo spirito. Quest'ultimo esercita un controllo su tempo e spazio alla stessa maniera in cui lo spirito originario lo esercitava nella creatura originaria. Garante del tempo è Dialga, dello spazio invece Palkia. Lo spirito invece è incarnato da Uxie, essere della conoscenza, Mesprit, essere delle emozioni, e Azelf, essere della volontà. Accanto a Dialga e Palkia nasce però anche Giratina, creatura che incarna l'antitempo e l'antispazio, ostile ad Archeamax e soprattutto contrario alla sua intima natura. Un essere simile, per molti aspetti, al padre primordiale della creatura originaria. In virtù di ciò, Giratina viene rinchiuso nel mondo distorto, una dimensione parallela alla nostra, anch'essa con fortissime analogie con il vortice di Caos. Infine, la creatura originaria cede alla propria creazione gli Unknown, e dunque il linguaggio e la parola, vale a dire la capacità di esprimere le proprie volontà e di comunicare, perdendo però in questo modo le proprie capacità di creazione. Alla base di tutto quello che abbiamo detto vi è però la vita, o meglio, la bioenergia. Una bioenergia alla quale lo stesso Eternamax deve la propria esistenza. Fatto ciò, Archeamax cinge la propria potenza con un anello, racchiudendo e dunque ordinando in sé definitivamente lo spazio ed il tempo, riducendo in questo modo di gran lunga la propria forza e divenendo Archeus. Infine, il nuovo essere nato dalla limitazione di Archeamax si ritira nello spazio origine. Ed è con il sonno profondo della creatura originaria che si conclude l'antestoria. Ovviamente dire che l'antestoria si conclude non significa dire che non possa cambiare. Resta ancora da capire il legame tra Archeus e Zassian e Zamazenta, e soprattutto c'è da comprendere se questo legame esiste. Ma come vi dicevo inizio video, la storia non può essere cristallizzata perché è soggetta a costanti modifiche. E sarà così anche per gli appuntamenti futuri, dove ci vedremo impegnati a riordinare ciò che avvenne dopo la creazione dell'universo, e soprattutto ci vedranno alle prese con delle vere e proprie date. Perché da qui in poi inizia la storia del mondo Pokémon in senso stretto. E sarà solo il tempo, ironicamente, a darci quelle risposte che oggi sarebbe azzardato fornire. Bene ragazzi, questo video teoria finisce qua. Spero che vi sia piaciuto, vi aspetto con il prossimo appuntamento che tratterà gli avvenimenti successivi all'universo, e dunque Archeo Groudon, Archeo Kyogre, Regigigas e compagnia bella. Se siete arrivati fino a qua vi invito a lasciare un bel like, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Inoltre vi invito a passare da Twitch in descrizione, dove streamo da lunedì a venerdì, e a premere la campanella qui su YouTube per ricevere invece ogni giorno i feed. Detto questo ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!